Altro confronto di gran rilievo, il Celtic Glasgow contro la Real Sociedad. Gli spagnoli hanno perso l'incontro, pur essendo andati in vantaggio con questo gol di Urialde, che abbiamo appena visto la sua azione susseguente a calcio d'angolo, ma si sono comunque qualificati avendo vinto l'incontro d'andata per 2-0, quello giocato a San Sebastián in casa propria 15 giorni fa. Rivediamo l'azione del gol che ha portato in vantaggio la Real Sociedad e in pratica ha stroncato ogni ambizione della formazione del Celtic. Lo stadio come al solito è gremito, Glasgow vive di calcio per le sue due squadre. Ecco Urialde che realizza, poi riuscirà prima a pareggiare ancora nel corso del primo tempo con un gran tiro da lontano su soluzione di McLeod e poi addirittura a vincere sempre con un gol di McLeod, un altro gol di McLeod, il Celtic di Glasgow. Ma non c'è nulla da fare, la Real Sociedad è qualificata per il turno successivo che per la Coppa dei Campioni si svolgerà in marzo. Rivediamo intanto il gol del temporaneo pareggio, sarà poi seguito dal gol del successo, l'appoggio e il gran tiro di McLeod da lontano che batte il portiere avversario, volo inutile. Risultato dunque di 1-1, nella ripresa si riceve ancora McLeod, questa volta ancora con un tiro da lontano, ma al termine di un'azione manovrata che riesce a ottenere il gol del vantaggio, insufficiente peraltro per qualificare la formazione scozzese. Ecco il tiro che trova un varco tra le gambe di giocatori avversari e di giocatori di compagni di squadra di McLeod e batte il portiere della Real Sociedad. Ecco McLeod che merita il primo piano, è l'uomo che ha realizzato i due gol, anche seppur inutili, per ai fini del passaggio del turno. Rivediamo ancora questo gol che è l'ultimo che vi possiamo proporre di Coppa dei Campioni. Il gran tiro di McLeod, Celtic Glasgow.